Sai come comprare questa mini cassetta per gli attrezzi a 17 euro. e invece questa pompa elettrica per auto a soli 2 euro? Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui con Luca. Ciao. Fa caldo, troppo caldo. Basta, iscrivetevi, mi licenzio. Ma Luca, ma avresti un po' d'acqua che ho sete? Devo seriamente alzarmi. Un grazie a Luca, un mi piace per lui. Dimmi tu quando poi posso partire a parlare a No, casa. no, tu fai quello che devi fare. Vado. No, Va bene. Va bene ragazzi, allora intanto che Luca è andato a prendere l'acqua, oggi mega unboxing da 200 euro con i fatti di Temu. Allora, in pratica Temu è un'app o un sito dove voi potete trovare prodotti economici, cioè a bassissimo prezzo e... Ragazzi, un attimo di interruzione perché voglio parlarvi un secondo di Temu. È un sito dove potete comprare prodotti a bassissimo prezzo, potete scaricare anche l'app. È comodo, è semplice da usare, la spedizione è gratuita, fanno il reso in caso il prodotto non vada bene. Vi lascio qui nella descrizione un link che vi porta ai prodotti che ho preso anche io e che avrete uno sconto assurdo, addirittura 90% di sconto su alcuni prodotti. E in più avrete uno sconto del 30% su tutti gli altri articoli presenti su Temu, con il mio codice che vi lascio qui. Sì, perché DPW2985 era brutto da dire. No, è pure da montare. Però so che mi ricordo l'ho ordinato e dovrebbe essere Bici? regolabile. Ah, cosa di regolabile? È una roba figa. Dopo allora abbiamo le bici qua dietro e proviamo a montarle. Perfetto. Allora, R1, facciamo test. Test del brugole. Ma non sta registrando. No, scherzo. R1, R1. Io adesso ci penso io. Perché? Così, così. Ragazzi, grazie a Luca siamo riusciti a montarla. In pratica è un robo così. E ci mettete la ci gomma. Ci metti la gomma in mezzo ed è regolabile. E scegli, poi stringi questo in base a quanto è larga. Penso il massimo perché la mia è bella grossa. Adesso andiamo a provarla. Vabbè, se potessi stringere ancora un altro. Sì, che figo. Passiamo al prossimo gadget. Ovviamente saperlo. Ok, poi cosa. Ma anche mai c'erano i pedali perché non li hai presi azzurri. Mi fanno schifo ormai. Ho perso le viti. Come hai perso le viti? Sì, devi Fagli stringerli bene. Pedali, questi qui sono fatti benissimo. Sì, sono, cioè sono uguali ai miei. Sono però di un miei colore diverso. Poi ce n'è un'altra. Io. Vabbè, comunque sì. Dopo li facciamo vedere recentemente. Sono fatti bene. No, sì, sono uguali ai miei, veramente. Sono belle leggeri anche. Sì, mi sa che tipo, penso sia nylon tipo, no? Ragazzi, sono finite, ma guardate che spettacolo. Cioè, ci stanno davvero bene e sono stra di qualità poi. Adesso li testeremo, ma sono già da così, stra di qualità. Ingrassati, girano bene. Io voglio montare la barra LED. Esatto, e poi matchano con alcuni dettagli della bici. Quindi spaccano un casino. Fatemi sapere anche voi se vi piacciono o se preferivate gli altri, che però erano diventati sbiaditi. Questo qui secondo me è uno dei più fighi. L'ho aperto perché ero curioso. Non c'è niente. Sì, c'è solo una roba. Cos'è? Sono delle fascette tipo. Sì? Fallo vedere. Non so cosa. Io non capisco. Dopo questa cosa va provata di sera. In pratica vanno messi sotto le scarpe. E sono. E dovrebbe essere un blocchetto di titanio. E quando. Fa le scintille. Fa le scintille, esatto. Sì. Sì. Il robino lì fa le scintille. Sì, tre. Ragazzi, penso che ci siano veramente tra i 35 e i 40 gradi. Sì. Adesso sta arrivando. Ah, l'arietta. Concesto così. Elements della separate pose. Ah. No. È potentissimo. Che figata questa. Sai che l'ho visto più volte? Sì, ho visto anch'io da dei pubblicità, è potentissimo, sì. Sì, ma perché dice che per la bici? Chi lo mette sulla bici? Quello avessi sì. Avuto ancora una piatta, beata. Ah, tu metti questi. Sì, la tecchia manubrio. Ah, beh, sì, da mettere sulla moto dovrei trovare un altro metodo. Abbiamo altre brugole. Altre brugole, siamo infiniti di brugole. Quello che ho detto questa vita è ricaricabile. Ah, è proprio, cioè, non serve una batteria. No, no, è lui. È una batteria sua. Esatto. No, però è figo. Figo è per quello. Facciamo vedere. Tutto dice. Voglio accecare. Una, quattro, cinque. Ah, questa è la versione KTM. Che lampeggia, così è questo anche più leggero da accecare la gente. Per scappare dagli sbirri. Ok ragazzi, ma guardate che figata. Tra l'altro è anche a batteria. Cattivissima.
La batteria, quindi quando si scarica voi rimuovete, vi faccio vedere qua sotto. E poi si va a ricaricare. Ho capito, mi ricordo adesso. È una sedia? No, adesso vedi. È una zaina, una sedia. È tipo il cesso portatile. È per fare la bike ride col dog. Cioè? Ci metti dentro il cagnolino. Davvero? Sì. L'ho comprata apposta così ci mettiamo dentro la tata. Infatti. Ho preso un'altra roba. Un'altra roba? Sì, sì, sì. Sono degli occhiali! Per me lo servono! Per me servono! No, a me li ha rubati! Oh, che no, sono verdi! Fai vedere, non mi interessa. Ti ricordo che avevo. No, sono neri. Cioè, sono. Ma se non verdi. È la veramente. Sono occhiali veloci questi. Secondo me stanno merda lì. Unboxing rapido! Unboxing rapidissimo perché Luca muore di caldo. Sono quelli cieca. No, però a me piacciono un casino. Sono uguali i tuoi, ma sono. Vai, prova a mettere. No, a me piace di più. Cioè, a me piace di più questi. Sono uguali. Come stiamo? Come stiamo? Ok ragazzi, adesso andiamo a montarci questo sotto le scarpe, che sono quelli che in pratica voi andando, se poggiate il piede per terra dovrebbe essere un blocchettino di titanio e fa scintilla. Quindi andiamo in giro in centro a fare scintilla. Le fiamme. Le fiamme. E magari posso provare handscrape facendo la scintilla. Vado. Allora abbiamo letteralmente una coscienza. Questo che... penso che vada in questo modo, così questo non fa prendere fuoco la scarpa. Spero. Ti immagini che prende fuoco. Ok ragazzi, ho messo pure la GoPro in testa, siamo pronti per andare a fare la bike ride. Qua non fa scintilla, ma perché c'è il pavimento liscio. Esatto. Serve attrito a questo lettrino. E in più, ecco, Albi ha le luci blu, quindi oggi siamo strachittati. Io con la mega luce. Ma guarda, con un sacco di luce questa. Albi, ti ho visto una scintilla già. Come? Prova, prova. Oh. Hai visto? Oh! Ne fa un casino! Che figata! Aspetta che chiudo la porta se non entra andate. Ragazzi, immaginatevi io che faccio handscrape e mi esce fuoco dalla mano. E in più abbiamo luce giorno. Che poi quando impenna andrà in faccia alla gente. No, scendiamo in città alta tutto col piede giù. Oh, hai avuto l'idea dell'arco. Sì, adesso lo faccio. Andiamo già su? Andiamo già su? Andiamo su. Dai, ce la faremo. Questa volta senza bici elettrica è faticoso. Questa volta faticherò anche io. Senza neanche la talaria. Senza talaria, senza nulla, non sono più abituato. Servirebbe uno con la talaria che ci spinge. Eh sì, esatto. Perfetto. Adesso ragazzi scendiamo alla città alta. Dobbiamo infuocare Bergamo con il nostro pietrino di titanio. Tutto in discesa, spero di non bruciare la scarpa perché l'ho appena comprata. Tutto bene Albi? Tutto a posto! Perfetto! No! L'hai perso, no! Stavo per schienare. Ho visto, ma cosa è successo? Del video. Albi si schiena a 300 km orari. Ha messo sui piedi, io ho visto le scintille. Sì, detto, che brutto! Dio mi ammazzo. Dovevo starti dietro. Ma come, c'erano le scintille anche? Sì, perché hai messo giù il piede e c'erano le scintille. Porca troia. Sembrava... Arriva per noi. Prima. Ok. Porca troia. Che figata. È bellissimo. Willy Boy.
attraverso la ruota. Guarda quanto balla. Se vuoi c'ho gli attrezzi. Ce li hai? Sì. Mi salvi la vita, Albi. Cioè, c'ho una brucia nella testa. Cioè, sentite che balla un casino. Guarda, guarda, aspetta, cioè, ti posso salvare in qualche modo. Sì, Albi, mi salvi così. Vediamo. Potrebbe servire. Sì, entra, perfetto. Ma come cazzo, come fa a staccarsi? Era, non era per niente avvitato anche questo. Spero che questo video sia piaciuto. Spero che questo video vi sia piaciuto. In tal caso mettete non mi piace, non esiste non più. Non mi piace. Quindi ah no, esiste ma non si vede quanti ne ha messi. Ah. Quindi tolto, mettete, okay. Mettete mi piace e basta. E poi commentatevi se comprereste mai uno di sti gadget. E se li comprate, mettetemi, mandatemi, taggatemi nella storia Instagram in cui li provate, e che sono curiosissimo di vedere come li usate anche voi. Quindi niente, bella raga.